Nell'ambito della manifestazione Tre giorni per la scuola, svoltasi presso la Città della Scienza di Napoli, giovedì 13 ottobre si è tenuta una conferenza di lancio di Repository, materiali e percorsi didattici innovativi accessibili a tutti, ma in particolare rivolti ai docenti senza bisogno di iscrizione. L'iniziativa è promossa dalla Direzione Generale Affari Internazionali in collaborazione con l'ANSAS di Firenze. Siamo in un contesto di formazione in servizio, o se vogliamo di sviluppo professionale. La nuova piattaforma online realizzata con i fondi strutturali europei comprende le aree scientifico-matematica, educazione scientifica, MATABEL, linguistica, italiano, lingue, POSEDON, plurilingue, valutazione e verifica degli apprendimenti degli studenti. Per i docenti sono previsti anche brevi corsi di 15 ore di formazione per poter meglio utilizzare i contenuti pubblicati nella piattaforma. Alla conferenza hanno partecipato il direttore della Direzione Generale Affari Internazionali, Marcello Limina, e il direttore dell'ANSAS, Antonio Giunta La Spada. Sostanzialmente costituiscono per la prima volta un sito innovativo, piccolo ma ambizioso, un network di apprendimento non solamente per dirigenti, docenti e studenti, ma aperto a tutti. Alla conferenza è intervenuta anche Anna Maria Fichera, dell'autorità di gestione PON Scuola. Stanno presentando un programma di formazione da ora al 31 dicembre 2012 con questi brevi interventi, 15 ore. I docenti del territorio si iscrivono presso il presidio, la scuola presidio attiva un corso con uno dei tutor. Aggiunta la Spada, abbiamo chiesto un commento su questa iniziativa. Mettere a disposizione delle scuole italiane il capitale di progetti, di iniziative che riguarda gli apprendimenti di base perché questo materiale sia utilizzabile da tutti, quindi un sito aperto, libero, senza password, un network di apprendimento, una comunità virtuale che condivide le esperienze realizzate dalle scuole italiane.